Ernesto Ferrero, perché i nostri giovani dovrebbero continuare a leggere con convinzione Primo Levi? Perché Primo Levi non si è occupato di un episodio diabolico, mostruoso, ma isolato e finito, concluso nel 1945. Per tutta la vita si è proprio occupato e preoccupato di questo, far sapere che, essendo successo una volta Auschwitz, poteva succedere ancora, e tragicamente questo è esattamente capitato. Ma i suoi libri ci insegnano a capire, a ragionare, a vedere, a fare un uso corretto della memoria, perché lui diceva che la memoria è uno strumento meraviglioso ma fallace, va continuamente verificata, e quello che la memoria ricorda va sottoposta al vaglio della critica storiografica. È una lezione intatta, tanto più in questi nostri tempi drammatici, ma non c'è solo il piacere, il dovere di recepire questo messaggio, perché Levi è anche un straordinario narratore. In tutti questi anni la sua figura è emersa sempre più chiaramente come uno dei più grandi scrittori del Novecento, non solo italiano, ma non solo europeo, ma direi nemmeno soltanto europeo, quindi leggerlo è anche un grandissimo piacere.